a breve si collegano persone, sono già in collegamento, cominciamo a salutare alcuni, benvenuti. E intanto Jacqueline, benvenuta. Allora, sì, intanto volevo introdurre questa serata. Come avete già visto dal titolo, questa sera parliamo della strage di Bologna. Siamo in diretta su Click for Italia, siamo anche in diretta su Click for Bologna e a breve saremo in diretta anche con un'ulteriore pagina che è la pagina dei lettori delle sette, che ho voluto qui assolutamente con noi perché noi questa sera parleremo di un libro. Sono certa che vi piacerà, si chiama Linea 37, qui ho presente l'autore, Fabio, benvenuto. Grazie. Con noi. E intanto vado a chiamare i lettori delle sette con noi. Allora, Patrizia, sei in collegamento? Allora, sto cercando, Patrizia, non ti vedo. Mandami tu la richiesta, Patrizia, appena sei collegata. Ok, intanto che l'aspettiamo, da che cosa cominciamo? Io vorrei assolutamente cominciare leggendo alcune cose che mi sono arrivate. Io per ogni argomento che tratto chiedo sempre aiuto a voi follower. Oggi più che mai ho chiesto aiuto ai follower bolognesi. E mi hanno mandato, bolognese non solo, mi hanno mandato alcune cose legate ai loro ricordi sulla strage di Bologna. E il primo che vorrei leggere è di Jacqueline Duperot, che saluto, che l'ho vista prima collegata, un piacere che tu mi abbia mandato questo scritto, e dice questo: il sonno della ragione genera i mostri. Sabato, come sempre, non saprei se si parte o se si arriva, di certo si sentono voci, risate di bambini, ragazzi, ragazze, padri e madri, valigie e sogni, bagagli e futuro. Quanti anni sono passati? Forse non è questa la domanda da porsi, da decidere, da osare, chiedere. Le sale d'attesa sono come la gioventù, si sta poco seduti, si inganna il tempo, si rincorre la vita, quella rubò il tempo alla vita. Ero piccola, non c'ero, vivevo altrove, parlavo una lingua straniera. Il clima era caldo, il mare era bello, il mare è sempre bello, l'estate bruciava, il sole d'oro fuso, il cielo e la spiaggia argento vivo. Dopo tanti anni mi dissero che erano anni di piombo. L'orologio preciso come non mai, ancora fermo ad aspettare il fischio della partenza. Le 10:25, 30 gradi, forse qualcosa di più. Numeri, molti numeri, 200, 85, 37, non sono stazioni, sono fermate, feriti, morti. Un bus per carro funebre. Io non c'ero, ma sento il boato nella memoria, il dolore scritto sulla pelle, marchiato a fuoco dal terrorismo. Non ero solo a Bologna, è l'Italia intera. Venivano e sarebbero andati in tante città che non vedremo più. Non ci furono parole abbastanza forti per piangere, abbastanza duri per impedirlo. I treni della memoria arrivano sempre in orario. Grazie Jacqueline. E questa è la prima che volevo leggere e cominciare a fare qualche domanda invece a Fabio. Benvenuto intanto. Grazie. Allora, partiamo col dire che tu eri molto piccolo quando è successa. Sì, non avevo ancora 5 anni, avevo compiuti 10 anni dopo. Sì. E quindi non ho un ricordo di quel giorno, un ricordo diretto, perché fortunatamente non ho avuto nessun parente o familiare, diciamo, coinvolto nella strage. Però sono cresciuto con i racconti dei miei genitori, gli insegnamenti di quello che è stato il 2 agosto dell'80 e soprattutto di quello che la città ha fatto per cercare di aiutare il più possibile le persone che erano state colpite. Quindi, con tutto il rispetto per chi quel giorno ha perso la vita o ha perso qualcosa, certo, di caro, è sempre qualcosa che mi è rimasto dentro. Certo. Come ti è nata l'idea di voler
trattare questo argomento, addirittura arrivare a scriverci un libro? L'idea è nata 25 anni fa più o meno, nel senso che gli insegnamenti dei miei genitori sono rimasti sopiti in silenzio e poi per puro caso, perché siamo nel senso io e alcuni amici, persone estremamente furbe, partire per l'Interrail, abbiamo deciso di partire il 2 d'agosto da Bologna, a metà mattinata. Ok. E c'era tantissima gente in piazza, senza sapere, perché non ci pensavamo, che fosse l'anniversario della strage. E a quel punto lì tutti i ricordi dei miei genitori sono saltati fuori in un colpo solo. Quindi ti sei ritrovato, esatto, nella tua mente tutte le parole di tuo padre. E a quel punto ci ho messo un po' di tempo, però più o meno un anno fa ho deciso di dare un piccolo contributo alla memoria, magari è un contributo insignificante, però ho fatto uscire quello che avevo dentro da tanti anni. Certo, certo. E vorrei verificare solo se i lettori, a questo punto li vedo collegati forse non su Italia ma su Bologna, provo a vedere, scusate, e infatti eccoli qui, eccoli. Quindi adesso facciamo entrare Patrizia della pagina I Lettori delle Sette, una pagina con la quale io collaboro già da un po'. Eccola, Patrizia, ti vedo connessa, non ci sei ma starai arrivando sicuramente. Eccola, ciao Patrizia. Aspetta Patrizia, ti chiedo questo, se ti puoi collegare su Click for Italia, non su Click for Bologna, ok? Su Click for Italia, ok, perché vai, ti aspettiamo sull'altro canale, perfetto. Allora, intanto ti aspettiamo Patrizia che si ricollega di qua, e quindi il tuo libro è fatto in diverse parti, si può un po' suddividere in parti, c'è una parte iniziale, chiaramente una prefazione dove tu un po' racconti alcune delle motivazioni che ti hanno portato, poi parti proprio con la parte centrale dove cominci a dare voce a degli oggetti. Quali sono questi oggetti? Gli oggetti sono quattro oggetti che allora sono stati testimoni di quello che è successo, oggi sono quattro simboli di memoria. Certo. E magari non tutti li conoscono, però quelli più, diciamo, i principali sono l'orologio in cima alla stazione, l'autobus 37. Sì. I due che sono un po' meno famosi sono un taxi della società Cotavo, la cooperativa Cotavo, che è rimasto schiacciato dalle macerie, e da ultimo, che è quello che forse è meno noto di tutti, è un quadro che raffigura il Teatro Comunale di Bologna, che era allora dentro la sala d'aspetto ed è rimasto miracolosamente appeso al muro. È stato leggermente danneggiato e 4-5 anni fa è stato prelevato, perché hanno dovuto fare le analisi chimiche, perché pensavano che ci fosse delle tracce di esplosivo all'interno della fotografia. Quindi adesso è un po' danneggiato perché hanno dovuto fare delle analisi. Benvenuta Patrizia! Benvenuta, grazie, benvenuti a voi. Allora, intanto ti ringrazio di condividere questa diretta con i lettori delle Sette. Purtroppo io non potevo essere a Bologna oggi, ma mi fa piacere che i nostri ascoltatori possano sentire le belle parole di Fabio. Ciao Fabio, complimenti per il tuo libro, complimenti per la storia che tu hai raccontato, perché rappresenta tutti noi, alla fine rappresenta veramente tutti noi, tutto il dolore che ci ha lasciato, insomma. A tutta un'Italia, al mondo intero. Per cui io seguirò la vostra intervista, la tua, Michela, e la seguiranno anche tutti i follower dei Lettori delle Sette, perché era importante che conoscessero Fabio, che conoscessero questo bel libro e che per chi vuole leggerlo, dopo darete tutte le informazioni di dove trovarlo, per cui io vi seguirò, se avrò qualche curiosità, te lo chiederò. Esatto, una parola assolutamente, se hai voglia di fare qualche domanda direttamente. Sì, certo, assolutamente. Io voglio veramente ascoltarvi con attenzione. Scusami se sono entrata con Bologna, ma l'abitudine... effettivamente. Era abituata e non ce l'avamo dati magari con quelle informazioni che sono state... Vabbè, ok, più di certo. Allora, veniamo di nuovo agli oggetti. Mm-hmm.
tu dai un'anima e li fai parlare, questo rende un po' questo libro, da un certo punto di vista, un po' fantasy, no? Sì, è un libro di fantasia. Alla fine do voce e sentimenti dei pezzi della mira, quindi è fondamentalmente un libro di fantasia. Però quello che loro raccontano non è di fantasia, sono tutte testimonianze di persone che sono rimaste coinvolte nell'attentato, sia come vittime che come soccorritore. Quindi ho guardato un po' di interviste, ho letto un po' di libri e ho cercato di riassumere. Quindi non ci sono novità sul caso giudiziario o novità sulla strage in sé, sono tutte cose che effettivamente si Sì, sapevano ecco, già. proprio tu ci tieni a questa cosa perché non hai voluto proprio perseguire l'aspetto giudiziario, anzi, dici proprio che a un certo momento, quando ti eri un po' addentrato, hai fatto marcia indietro. Sì, perché libri sulla strage di Bologna ne sono stati scritti tantissimi, sicuramente migliori del mio, e dal punto di vista giudiziario, dei soccorritori, eccetera. E sono libri molto importanti per capire quello che è successo. Però, a mio parere, si staccano molto dalla vicenda umana della strage di sé, perché si parla solo sempre di numeri di vittime e mai si va dentro le storie delle persone. Il fatto di non parlare più tanto della vicenda giudiziaria perché occorre una cultura estremamente grossa. Avere tanto tempo per studiare perché non è soltanto quel giorno, è importante tutto lo scenario politico, tutto lo scenario terroristico di quel periodo. Quindi io purtroppo non ho questa cultura e Certo. il tempo di studiarla in maniera dettagliata per scrivere un libro. Anche perché poi un altro libro che racconta ancora la vicenda giudiziaria sarebbe una ripetizione di cose già fatte magari da storici molto più bravi di me. Quindi non mi sembrava il caso di continuare. Certo. Certo, e comunque è stato, e lo scrivono anche, no, viene detto, insomma, che è un punto di vista originale, no, il tuo. Sì, è particolare perché più o meno la vita di tutti noi è circondata da oggetti ai quali non diamo peso. Quello che mi viene più semplice è l'automobile. L'automobile non ci diamo peso, però conosce molte più cose lei della nostra Vivi vita. le Esatto, quindi nostre esatto. abitudini. Se potesse parlare, racconterebbe sicuramente aspetti molto particolari della vita di Certo. noi. E quindi dare vita a questi oggetti, ho provato a dare un punto di vista diverso, un particolare della storia. Ecco, tu parti proprio da un lasso di tempo che è a partire da, diciamo, a cavallo tra la Sì, mezzanotte più o meno, giorno no? prima. Giorno prima e vedi proprio come se avessero degli occhi, no? E che cosa ognuno di loro sta vedendo in quel Sta raccontando, sì, momento, esatto. no? Parte l'orologio, perché comunque è quello che vede tutto dall'alto, quindi lui conosce tutta la stazione, poi passa la palla al quadro, che comunque dall'interno della stazione vede tutto, per poi arrivare la mattina dopo, quando arriverà sia taxi che l'autobus prima diciamo, dello scoppio, raccontano quello che io ho cercato di ricostruire della città di allora, la vita che c'era attorno alla stazione, la vita un po' della città. Certo. E, ti è emozionato vedere, perché devo dire che mi sono veramente emozionata molto nel leggere la parte centrale, chiaramente, dove tu proprio riporti cosa vede, ma soprattutto anche l'aspetto umano di quello che vede, no? Quando tirano fuori magari i cadaveri con una certa delicatezza e da lì immagina che magari potrebbe anche essere vivo proprio dalla delicatezza come viene tirato Sì. fuori, no? Cioè hai dei dettagli che ti fanno proprio stare lì. Io ho studiato un filmato di sono una quarantina di minuti, girato subito dopo lo scoppio da due cineoperatori, uno dei quali ha smesso di girare per andare a dare una mano ai soccorritori. Ed è un filmato molto crudo perché si vede, la telecamera non si alza quasi mai, sempre verso il basso. E io ho cercato di descrivere quello che vedevo con il massimo rispetto ed effettivamente si vedono quando estraggono i corpi dalle serie non si riesce a capire se sono vivi o se non sono vivi. L'unica differenza è che quando si accorgono che non sono vivi li coprono pietosamente con un lenzuolo, ma il Sì. resto non si riesce a capire perché sono tutti colorati allo stesso modo, hanno tutta questa polvere gialla che li ricopre e questo filmato secondo me è
importantissimo e molto toccante il suono che si sente. Perché ad esempio, le sirene, che hanno un suono diverso da quelli di oggi, lacerano qualsiasi cosa, sono proprio delle urla strazianti. È un filmato veramente interessante. Io l'ho guardato non so quante volte per prendere ispirazione da questo, per scrivere questo libro, perché se leggevo libri mi chiudevo in una biblioteca e mi staccavo dalla parte umana. E invece guardando quel filmato mi sono riappropriato della parte umana, della storia, cercando di scrivere quello che Ecco, tu ancora oggi vai al 2 di agosto, sei Sì, da, diciamo, da quando hai preso coscienza, hai cercato sempre di di essere esserci, presente. tranne qualche anno magari per problemi di lavoro Certo, familiare, però però ci riesco, cercando sì. di... è un po' un appuntamento per Certo, te certo. annuale. Oggi non mi ricordo chi ha detto i bolognesi prendono le ferie dal 3 agosto, perché il 2 bisogna andare in stazione. Certo, io ti devo dire che dal 2019, anche per me è così. Nel senso, io poi ho avuto la sfortuna dello scorso anno, che non, Che no, sì, non lo chiaramente per potevano fare per motivi motivi di di Covid, Covid. però anche oggi ero lì presente a vedere. È Sì. toccante il fatto che dopo 41 anni ci sia ancora tantissima gente che va a portare la propria solidarietà, Certo. diciamo, la richiesta di giustizia, di verità e la solidarietà verso le persone che sono state colpite da questo attentato. Ecco, un'altra cosa che mi ha colpito è anche che ci sono tanti bambini. Io ho Sì. visto oggi, per esempio, tanti bambini. È una cosa bella perché un genitore che dà coscienza, come poi Come tuo papà, papà faceva con certo. te, c'è una bella cosa. Sì, anche perché comunque è un modo per coltivare e mantenere la memoria di un evento che comunque non abbiamo ancora tutti gli elementi per capire cosa è successo e per quale motivo. Quindi è giusto continuare a parlare di questo evento, non solo il 2 agosto, magari anche in altri giorni, però è Certo. importante che la memoria sia una macchina che continua ad andare. Patrizia. Michela, sì, guarda, intanto io ho seguito le immagini perché mi sono collegata stamattina. Purtroppo c'è stato un disguido tecnico e mi sono collegata con il mio profilo e mi dispiace. Però comunque tutti che ti conoscono, magari lo troveranno, tu farai un video di questo, mi avevi detto, ed è stato emozionante. Era come essere lì ed è stato molto emozionante. Volevo chiedere una cosa a Fabio, che stavo seguendo, da lettrice. È già difficile creare dei personaggi in carne e ossa. Come hai fatto tu ad animare questi oggetti? Non è facile ad animare. Come li hai fatto dargli un'anima perché loro potessero raccontare? Ho Cioè, non è facile. provato, no, ho provato a immedesimarmi in quello che erano loro. Una parte mi ha aiutato sicuramente il filmato, come dicevo prima, perché quello che si vedeva da fuori della stazione si riesce a vedere in questo filmato. La parte interna, che è quella del quadro, quella l'ho dovuta inventare tutto guardando le fotografie, perché comunque c'erano moltissimi fotografi nella parte interna della stazione che hanno fotografato anche cose non bellissime da vedere, e ho cercato di immedesimarmi in questo quadro appeso lì in una stanza che non era più sua perché non c'era più il tetto, quindi era completamente crollato, che doveva guardare quello che era successo. Sì, non è stato facilissimo, effettivamente, però Infatti, penso che non sia stato facile proprio non era perché scritta, entrare in non era entrata. queste. Quindi alla fine si è trattato di risistemare le testimonianze delle persone che purtroppo quel giorno sono state colpite. Comunque complimenti, bravo, veramente. Ecco, l'altra cosa è questi quattro elementi, dove si trovano oggi? Allora, il quadro è ancora dentro la sala d'aspetto, che è stata modificata perché allora era dentro la sala d'aspetto di prima classe e adesso è una sala d'aspetto unica, quindi è ancora lì. L'orologio è al suo posto. Il taxi è all'interno della sede della Cotabile di Stalingrado, sotto diciamo, un tendone che si può visitare. Oggi era proprio in via Stalingrado, quindi si vedeva solo passando. Mentre il 37 è custodito attualmente al deposito di Via Battignano.
Quindi quello non è visibile se non oggi durante la manifestazione, altrimenti rimane chiuso dentro un deposito ed è curato perfettamente. Perché io ho chiesto l'autorizzazione per andare a fotografarlo, me l'hanno portato fuori nel parcheggio ed era come se fosse appena uscito dal concessionario, nel senso che Sì. viene tenuto da qualche anno a questa parte come un oggetto perfetto. È ancora immatricolato, quindi in teoria potrebbe tranquillamente girare Infatti oggi per strada. girava, no? Sì, Si è fatto via Indipendenza, l'abbiamo visto è uno sfilare. dei pochi autobus che non è stato demolito, nel senso che la targa è ancora quella originale ed è ancora regolarmente immatricolato. Ecco, e da quello che tu sai, non si è pensato di fare un luogo dove raccogliere questi oggetti o alcuni, no? Sempre per proseguire un altro modo di proseguire la memoria, mi viene in mente Ustica, Ah, no? Che sì. hanno creato. Qualche progetto credo che ci sia stato, però il luogo della memoria di questa strage è la stazione, Ok, quindi ci si sarebbe ritrova da tutti in quel fare posto. un Non so luogo. se sono intenzionati a farlo, però i bolognesi si trovano là, vengono portate gli autobus, adesso il taxi no, però l'autobus viene portato là, quest'anno è stata portata la gru, ed è uno dei pochi, diciamo, luoghi in cui la memoria è nello stesso punto in cui è stato, in cui è accaduto l'attentato. Certo. Ecco, come dicevamo prima, il libro è di pura fantasia, no? Cioè fantasia nel Sì. senso tu dai anima, la storia è assolutamente vera, tu dai anima. Ecco. È un qualcosa che ti sei inventato per l'occasione o ti appartiene proprio come modalità? Perché non è il primo libro che No, 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 comunque tu fai, no. ecco. Io ho fatto uno simile e quindi raccontando la storia dal punto di vista dell'oggetto con l'aereo di Ustica, tutte cose allegre. Sì, veramente. Però tutte cose, insomma, No, no, a beh, adesso che come vedere battuta. Bologna, Sì. ecco. E, anche lì è stato il primo libro che ho scritto, però è nato da una mostra fotografica, nel senso che con un amico abbiamo chiesto l'autorizzazione per andare a fare le foto all'aereo di Ustica. Abbiamo organizzato questa mostra fotografica, però mi sembrava riduttivo solo la mostra fotografica. E quindi mi sono messo a raccontare la storia della strage di Ustica dal 27 giugno dell'80 fino ai giorni nostri, vista dal punto di vista dell'aereo. Quindi come un insegnante che oggi è un rottame, però ha ancora tante cose da fare. Da spiegare a chi lo va a vedere. Io Certo. per fare le fotografie ci ho messo 4 visite perché non ce la facevo. Ero proprio più forte di me con la macchina fotografica in mano, giravo attorno, però non riuscivo a fotografare niente. Ci ho messo un po' prima di staccarmi del tutto dall'emozione che si prova a vedere questi oggetti. E poi è nato un libro simile a questo qua. Quindi quest'anno mi sembrava giusto riprendere quel tipo di scrittura e provare a portarla a termine. Certo. Beh, interessante che questo di Ustica è Sì, anche da no, leggere, quello non cioè. si trova praticamente più No, perché non mi puoi dire no, incuriosirmi e poi dopo mi togli devo il rimetterlo, cartolino. no, devo rimetterlo a posto e Ok. ripubblicarlo in un formato tipo questo qua, che allora è Sì. molto più. Ecco, dove possiamo trovarlo il libro? Cominciamo intanto a dire anche questo aspetto. Dove lo troviamo? Allora, il libro è un'autopubblicazione, quindi non ci sono case editrici, non ci sono redazioni alle spalle, è tutto fatto, tra virgolette, in casa, nel senso che l'autore è anche chi lo impagina, chi lo corregge, e sfruttando un sito accessorio di Amazon Sì. è possibile pubblicare praticamente a costo nullo il libro, quindi viene stampato solo su richiesta, quando Sì. qualcuno lo acquista. Quindi l'unico modo per trovarlo è Amazon, purtroppo. Per il Purtroppo per il momento, momento sì, così, cioè, poi non si sa sa mai, mai, se qualcuno noti questo, insomma, possa esatto. piacere. E quindi perché no, ripubblicarlo con una casa Una casa editrice? editrice, Io te lo auguro perché perché merita. È un modo sicuramente nuovo di poter vedere un avvenimento no? toccante. Però c'è anche da dire che tu hai scritto anche delle altre cose. Sì, non tantissime, però Beh, qualcosa di insomma, scritto. hai scritto su Enzo Biagi, Ho ad scritto su Enzo esempio. Biagi, che proviene dallo stesso paese dove è nato mio padre, e siccome l'anno scorso era il centenario della nascita,
Nel 98 è stata inaugurata una mostra fotografica nel centro documentale del paese che è dedicata a Enzo Biagi. Però il catalogo di questa mostra non era più, non si poteva più trovare perché era stato stampato con vecchie tecniche, quindi mi sono messo a riscriverlo tutto e già che c'era l'ho ampliato con altre interviste di Enzo, quindi non ho scritto niente di mio. Sono tutti pezzi di interviste o ricordi di Enzo Biagi che sono stati accorpati in un unico Certo. Bene. libro. E poi sempre dallo stesso paese proviene un parroco che il 26 settembre di quest'anno verrà proclamato beato, si chiama Don Giovanni Fornasini, è nato in questo piccolo paese che si chiama Pianaccio, sull'Appennino tosco-emiliano, ed è morto subito dopo la strage di Marzabotto, o meglio, è stato ucciso subito dopo la strage di Marzabotto. Ci sono voluti una settantina d'anni, però il 26 settembre di quest'anno lo proclamano beato qua. Quindi tu hai come filo conduttore sicuramente Bologna e anche Sì, avvenimenti comunque storici abbastanza ma sì, recenti. perché quando scrivo di queste cose ho la fortuna di conoscere persone che le hanno vissute sulla propria pelle, e quindi la storia che loro hanno vissuto è completamente diversa dalla storia che leggi sui libri, pur essendo lo stesso argomento, però è una storia molto più umana, molto più vera. Con il Fornasini ho dialogato con la nipote che viveva con lui, aveva 6 anni, adesso ne ha oltre 80, Certo. e sentire la sua testimonianza è sempre una cosa estremamente toccante. Con lei sono andato in un paio di scuole a fare una lezione, e io la storia di suo zio l'ho studiata e l'ho raccontata per come l'ho studiata. Lei parlava in prima persona e i bambini erano piantati, non si muovevano, ho fatto delle domande che dai ragazzini di prima vista non me lo sarei mai aspettato, almeno io non l'avrei mai fatta, però Certo. è una testimonianza effettivamente molto, molto forte. E anche con questo libro ho dialogato per dei mesi, purtroppo prima solo via mail perché non si poteva incontrare, poi ultimamente l'ho incontrato con l'autista del 37, Asia De Melloni, che si è fatto un turno di 16 ore di lavoro facendo il suo mestiere di autista. Lui vuole essere giustamente considerato un eroe o comunque una persona al di sopra di ogni, diciamo, qualcosa di diverso dall'umano, quindi non è un supereroe, anche perché i supereroi evitano che vengano fatte le tragedie. E lui dice: io sapevo fare quello e l'unica cosa che potevo fare era l'autista. E quindi si è sparato 16 ore di turno a trasportare purtroppo persone senza più vita dall'ospedale ai 2 obitori della città. Però è stato anche lì conoscere, è stato emozionante, chiacchierare, discutere, è stata una cosa che a me arricchisce molto. Forse l'unico motivo per cui scrivo libri Certo, una memoria storica per portare avanti una memoria è quello. Certo. storica. Ecco, noi siamo peraltro ospiti di una bellissima cornice che è il FluArt. Come vedete qua dietro abbiamo anche un bellissimo quadro. Oggi l'abbiamo scelto, abbiamo voluto cambiare rispetto alla volta scorsa, Patti, hai visto? Che Infatti ne pensi? vedevo che c'era qualcosa di diverso, ho detto magari si sono messi in un'altra postazione, invece avete cambiato il quadro. Esatto, abbiamo pensato di questa volta far vedere questo Bellissimo. lato di FluArt perché ogni angolo di questo posto è un bellissimo angolo. Veramente, è un bellissimo angolo, è tutto il quarto, è bello. Anzi, salutami Fabrizio, mi dispiace veramente tanto di non essere lì, ma abbiamo fatto un po' di giorni. E il lavoro non lo permetteva, però sono incantata a Guarda, sentirvi. che tu oramai hai imparato la strada per venire qui, dove si trovi il quarto, dicelo In che senso? Dillo tu cosa, che abbiamo molte. tu. No, dove, in che via si trova il Fluarte? Lascio un po'. Ah, sì, dovete andare tutti al Madonna, non quarto, vedo niente. in via Monte Grappa 7 a Bologna. Ma cioè, ormai io lo so, è casa mia, cioè, ormai Bologna sta diventando casa mia. Sì, è un bellissimo locale in stile street art che si deve ammirare veramente. Cioè, chiunque passa di lì, ricordatevelo, scrivetevelo, che è via Monte Grappa 7, il FluArt, da andare a prendere un caffè, guardarlo, farci un giro.
Sì. perché merita, merita molto. Quindi E la anche Lamur Fabrizio. è nel posto giusto, primo punto, per trovare un giubbotto fantastico e Ma c'è che un scende jukebox, vede una c'è bellissima un mostra. jukebox. Esatto, è vero. E comunque fa anche Fabrizio. Fabrizio è simpaticissimo. Fate due chiacchiere con lui. Veramente, Fluar, tanta roba. Tanta roba. Comunque è bellissimo quello che sta dicendo Fabio. Sì. Mi è piaciuta molto questa memoria raccontata da delle persone. Quando tu hai detto prima che molte volte nei libri non trovi certi dettagli che ti raccontano poi le persone, giusto? Per cui Trova l'umanità. Certo. tutti noi dovremmo, se ci capitasse l'occasione, di parlare con certe persone, proprio per assimilare un po' di quello che loro hanno provato, che magari noi non lo immaginiamo. Per cui la memoria delle persone è molto, molto bella. Ci è capitato appunto ieri di ascoltare con Michela un signore di 85 anni che ci ha dato con due parole una lezione di vita, per cui ben venga. Sì, no, veramente, eravamo incantati. Ecco, questo volevo dire. Bravo, Fabio, Ecco, bravo. Patrizia, ho raccolto, come dicevo all'inizio, alcune testimonianze dei follower e ne vorrei leggere un'altra a questo punto che arriva da un personaggio bolognese illustre che anche tu conosci di nome, che è Luca Gamberini, poeta. Ah, certo, Il poeta di certo. amore, ecco. E anche Certo. lui questa mattina ha pubblicato un post su Instagram legato, cioè, chiaramente, per ricordare anche dal suo punto di vista questa, la strage di Bologna, e l'ho contattato per chiedere il permesso di leggerlo e me l'ha data. Quindi io ve lo voglio leggere perché lo Leggila, trovo molto certo. toccante e anche molto in linea con quello che, di cui stiamo parlando, che è l'aspetto emozionale che c'è dietro e l'umanità delle persone e dei bolognesi. E dice così. Il 2 agosto 80 lui era lì, mio padre era lì, forse accanto. Mio padre vide, senza saperlo, la bomba. Andava a Trento d'agosto. L'area dello scoppio arrivò. In edicola chiese tracce di vita. Una ragazza rispose: era mia madre. Io sono figlio di quel mancato sguardo di morte, di quel pieno sguardo d'amore. Luca Gamberini. Mamma, guarda, da pelle d'oca, da Sì, pelle d'oca. Complimenti. sa veramente dare emozione, questo c'è proprio da dirlo. E infatti, ecco, volevo dire, grandi loro, grazie del loro contributo e anche e soprattutto a Jacqueline che ha scritto delle parole stupende come lei sa fare. Come lei sa fare. Esatto. Volevo finire, concludere, diciamo, l'intervista con te, Fabio, intanto dicendo che sei anche un bravo fotografo. No, 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 guarda, io ho le prove perché in questo libro, e cioè ho solo queste prove, ma vi assicuro che meritano. Allora, in questo libro che ho avuto, allora, tra l'altro le ho viste solo stamattina le foto, non perché ho comprato stamattina il libro, ma perché io l'ho letto tramite un PDF, visto che ero in viaggio. Quando sono tornata a casa ho preso in mano il libro e ho sfogliato le immagini perché sapevo di trovare delle immagini. Io ho cominciato a piangere perché il vedere queste immagini dopo che hai letto il libro e dopo che sai di che cosa parla questo libro è stata la seconda volta per il quale mi è venuto da piangere. Quindi io vi invito assolutamente di prendere la versione con le fotografie perché si può prendere anche con le fotografie a colori o Sfoglia, anche bianco e sì. nero, giusto? Ecco, questo vi invito proprio io a prenderle con le foto a colori perché sono veramente emozionanti e toccanti. E mi ha anche colpito il fatto che tu non hai voluto mettere delle didascalie sotto queste foto. Sì, allora, durante tutto il testo del libro ci sono le foto che l'Associazione dei Parenti delle Vittime mi ha concesso di pubblicare, che riguardano diciamo, i soccorsi del 2 agosto dell'80. Dopodiché ho chiesto un bel po' di permessi per andare a fotografare l'autobus, il taxi e l'orologio, non ho chiesto niente, ho fotografato da solo e Quello sempre soprattutto fuori, non è vero, in taxi, teoria non si anche può, non si no, vorrebbe non si quello. potrebbe perché ho un Siamo lavoro tutti pubblico adesso, clandestini allora, già però non dicono capito. niente. E Vabbè. invece la sala d'aspetto ho dovuto chiedere un permesso in particolare alle Ferrovie dello Stato perché
naturalmente era chiuso per Covid, nel senso che lo utilizzavano per parcheggiare eventualmente persone che fossero state contagiate dal Covid, Sì. e quindi era chiusa, e non ho volutamente messo le didascalie perché le foto è un punto di vista, che è il mio punto di vista, però non voglio assolutamente forzare nessuno ad avere il mio stesso punto di vista. E quindi lascio che le persone, se si vogliono emozionare per le mie foto, lascio a loro l'emozione di. Non dico di capire perché l'ho fotografata, perché credo che sia difficile, però almeno di guardarla nella Certo, quindi ognuno scegliere che senso ha, quello il senso, diciamo. che vuole vedere, quello che vuole. Mi sembra anche una cosa, insomma, interessante come scelta. A chi hai dedicato questo libro? Ai miei due figli, sono due bambini, uno di 11 e l'altro di 9, Davide e Linda, e con la speranza che un giorno si mettano a leggere anche i libri di suo padre, non solo i libri che devono leggere per forza a scuola, ed è un modo per continuare a coltivare la memoria, così come hanno fatto i miei genitori con me. Io provo a fare la stessa cosa con loro. Tu li hai portati? Li ho portati, ma la sala d'aspetto era chiusa. Però fortunatamente mi hanno chiesto quando ci si può andare, quindi vuol dire che qualcosa le ha colpiti, le ha fatto vedere soprattutto l'orologio fermo a quello che in realtà è una curiosità per cui sono rimasto veramente male. Io pensavo che quell'orologio fosse rimasto fermo da quel giorno lì. Non è vero, è Ah, stato rimesso in ci moto. avete già tolto. È stato rimesso in moto perché i viaggiatori delle Ferrovie dello Stato si lamentavano del fatto che c'era un orologio in stazione fermo, e quindi hanno dovuto, dopo un po' di battaglie, hanno rimesso in moto, poi hanno capito il Significato, significato, quindi. quindi hanno fermato quello sopra, e sotto hanno messo un cartello con scritto: attenzione che quello è fermo per altri motivi, non perché non funziona. Beh, credo che in pochi adesso se lo chiedano il motivo per il quale è fermo, Sì, no? io ero convinto che fosse sempre stato fermo. Sì, esatto. E sicuramente tutti i bolognesi, ma io direi proprio che l'Italia intera lo sa. L'Italia intera lo sa. Però le persone a cui ho chiesto questa cosa erano convinte che fosse rimasto fermo da allora. Per me è stata una sorpresa. Grazie Fabio Grazie a della voi. tua partecipazione, è stato veramente un piacere e un onore di poter parlare della strage di Bologna. Quindi vi invito tutti a cercare Linea 37 su Amazon e di prendere la versione a colori, mi raccomando, datemi retta perché merita. Vabbè, vi parlo da amante della fotografia, ammetto, però merita assolutamente perché le foto sono prima di tutto belle e poi emozionanti. E vi invito anche a venire qui da noi, dove Patti, dicelo tu. Al Fluart in via Montegrappa 7 a Bologna, come si può dimenticare? Esatto, Sì, bravissima, sei perfetta. Sei un'ora, la Ok, ecco, io sì. volevo che poi ti lascio concludere a te, ringraziare voi che mi avete, tu Michela, che mi hai ospitato in questo caso perché non potevo essere lì, per cui anche tutti gli ascoltatori dei lettori delle sette hanno potuto seguire la diretta, e volevo ricordare che la seguiranno in registrata nella pagina di Click for Ita Bologna, E vero Italia. Michela? E Italia, per cui in Click for Entrambi. Italia e in Click for Voglio Bologna. vedere anche su Click for Italia. Benissimo, ok, benissimo. Per cui ecco, la trovate lì, la registrata, per chi appunto non ha potuto esserci oggi. Io voglio ringraziare Fabio perché le sue parole sono state molto molto belle. Mi piace questa tua serenità anche nel raccontare un argomento un po' così. Cioè, tu sicuramente sei molto sensibile perché per essere riuscito ad animare degli oggetti. Anzi, averli impersonati molte volte degli oggetti, io penso che cioè, deve essere soltanto una persona sensibile che può fare questo. Per cui ti ringrazio tantissimo, grazie Michela, e ecco, dico l'ultima cosa, non dimentichiamo.
Adesso ti lascio pure concludere, non dimentichiamo mai. Io saluto tutti, gli ascoltatori da Click for Bologna, grazie di essere stati con noi, gli ascoltatori di Click for Italia, un abbraccio a tutti i lettori delle Sette, vi invito anche ad andare a vedere la pagina dei lettori delle Sette dove trovate un sacco di interviste a scrittori interessantissimi e perché no, magari un domani rifacciamo l'intervista a Fabio sui lettori delle Sette, se vuole. Io l'ho già pensato di invitarlo magari più avanti, adesso siamo un po' in pausa con le interviste, quelle, perché comunque è bello farle anche in presenza, finalmente. Però verso ottobre, Fabio, potrei dargli una data perché secondo me è una storia che non si deve raccontare soltanto oggi, è una storia che si dovrebbe raccontare tutto l'anno, giusto Fabio? Per cui tu sicuramente sarai un ospite dei lettori delle Vabbè, sette. grazie. Sì, oramai è entrato nel gruppo. Certo, ormai sì. Di altri progetti, anche una mostra fotografica su New York, te la lancio lì così, quindi ecco. Benissimo, noi ci siamo per darti visibilità. Aspetta, la mostra quella su Bologna, nella visione, scusate, questa cosa la devo dire perché è bellissima. 2 secondi Dilla, la dilla. mostra. 13, 14 e 15 agosto, durante il Ferragosto Bilareving, che è il seminario arcivescovile qui a Bologna, ci saranno due mostre mie. Una è dedicata a Don Giovanni Fornasini, che sarà all'interno della sede del seminario, l'altra è invece una mostra che viene esposta in un posto splendido, perché intanto sono 17 gradi tutto l'anno, quindi quando fuori ce ne sono 40 si sta da Dio, ed è il rifugio antiaereo di Villa Reverdin. È un posto veramente spettacolare da visitare a prescindere dalla mia mostra. La mia mostra in questo rifugio antiaereo sono scatti di Bologna che cambia. Quindi ho preso le fotografie della liberazione di Bologna, come dei canali, come dei tram, e sono andato nello stesso posto in cui sono state scattate, non so, 50 anni, 60 anni fa. Ho cercato di rifare la stessa fotografia, poi le ho sovrapposte. Quindi in un unico quadro viene visto una parte a colori, che è l'odierno, e una parte in bianco e nero, che è quello vecchio. Ed è curioso perché, ad esempio, ci sono tutti i canali chiusi oggi, e allora ci sono le signore che lavavano i panni lungo il canale, in posti che probabilmente io non li conoscevo, quindi è anche curioso A andare a riscoprire. vedere, come dire, Bologna, la piccola Venezia, e lì Esatto. forse la si Qualche può cosa si vedere non rigenera. solo dal. Bellissimo, bellissimo. Bello, Esatto. bello. Allora, 13, 14 e 15 15. agosto. Bellissima. Sì. Esatto. E poi Bello. se andate sulla sua pagina trovate qualche Sì, scatto di questo qualcosa c'è. genere, che è Red Surrogate, Sì, cioè, esatto. bisogna Sì, dirle queste cose, giusto. Esatto, quindi andate a vedere, ma poi troverete comunque riferimenti che portano a Fabio anche sotto le dirette. Un abbraccio a tutti, Un saluto abbraccio a te, e a grazie Fabio, tutte le persone che sono state qui al Flow Art in presenza, li ringrazio perché sono gentilissimi. mille, Michela. Grazie. Ciao. Bello. Ciao, ciao Fabio. Ciao.